Torneo di calcio per ricordare Pier Mario Vello, ma forse è meglio se ce lo ricordi tu chi è stato Pier Mario Vello per la Fondazione Cariplo. Lo conoscevate bene anche voi, sia la Fondazione Canavò che in Gazzetta, perché era venuto più volte quando facevamo le presentazioni dei bei progetti che realizziamo insieme a voi. Non amava particolarmente lo sport, il calcio, però era un uomo di montagna che è scomparso improvvisamente nel giugno dello scorso anno. A noi ha lasciato un vuoto. E tutte le occasioni che ci vengono fornite per ricordarlo le usiamo proprio perché credo che lui adesso senza dire banalità però avrebbe apprezzato, perché era un poeta, raccoglieva da queste esperienze delle frasi che poi dopo lui traduceva nei suoi libri, e ne aveva fatta una molto bella sul tema dei migranti, cioè persone che veramente partono e non sanno dove andranno. Io penso che qui oggi il messaggio che ci viene è proprio questo. Noi siamo venuti qui sperando che, insomma, di aver portato un piccolo contributo, che non è sempre il contributo economico per cui veniamo conosciuti come Fondazione Cariplo. Ecco, questo ci teniamo a dirlo, è proprio una vicinanza personale con questi ragazzi che sono contento abbiano vinto, insomma. Bene, certamente la Fondazione Cariplo non è soltanto una, diciamo, una fornitrice di risorse economiche, però certo che è un aspetto importante, tanto è vero che insieme alla Fondazione Canavò siete stati determinanti per realizzare anche solo il campetto di oggi, oltre a tante altre cose, il campo di calcetto sulla quale abbiamo giocato oggi. Però adesso c'è questo problema non secondario dell'aumento della tassazione sulle fondazioni dal 20 al 26%, questo sarà un grosso taglio, ecco, come si può commentare questa? Beh, intanto quello del 20-26% è solo uno degli aumenti che ci sono stati. La prossima settimana andrà in discussione un ulteriore provvedimento che aumenta anche la base imponibile, quindi non entriamo nei dettagli, però questo peserà per le fondazioni che fanno il nostro mestiere, cioè la filantropia, per circa 300 milioni di euro di tasse, il che non vuol dire che non bisogna pagare le tasse, ma il problema è, sottraendo queste risorse alle fondazioni, molti di quei progetti come quello che abbiamo realizzato qui proprio dentro il carcere probabilmente non si potranno più fare. Noi cerchiamo di spiegare questo e speriamo che si comprenda Don Gino Rigoldi, certo, che qui dentro lavora molto, lo conosciamo tutti, lo ha spiegato molto bene, dice: ragazzi, attenzione, perché se facciamo questa cosa ci bruciamo probabilmente tante belle iniziative, piccole magari, perché sono piccole, avete visto anche quella che abbiamo fatta oggi, ma credo che siano quello che serve per tenere vivo il tessuto sociale, che è veramente molto teso in questo momento.